Oh, out your door. I don't care anymore. And just loud cause caressing by. This town bores us all. We have nothing left to hide. La 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 la. How could hope brings out the best in us? Worst is yet to come. La 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 la. How could hope brings out the best in us? The worst is yet to come. Spin around and we can all fall down now. Music's her war drum. L'Italia è in recessione, nessun futuro per i giovani. Ragazzi, ma voi avete deciso per il prossimo anno? Cosa? Come cosa, amore? Il tuo futuro? Ma quale futuro, ragazzi? Non c'è futuro per noi. Ragazzi, basta con questi discorsi del cavolo. Alla fine tutti trovano lavoro, via. Non roviniamoci una bella giornata così. Ora vanno tutti. Vediamoli si fa il culo a questi scarti. Via! Ciao! Ciao ragazzi! Siamo in quattro! C'è delle frissons, delle émotions. Oh, noi siamo in tre, loro sono in quattro! Ma porti ai volanti! Porte a gauche, du rouge au bleu. Des journaux, des télévisions. Image de Gandhi d'Hortefeux. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Relatif. Je balade dans ma société. La joie dans le cœur, le regard triste.
J'avance avec ambiguïté. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Prisonnier de ma liberté, j'admire ou j'ignore à mon aise. Différence et fraternité, la Marianne et la Marseillaise. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Lo zio a Milano, la fa entrare direttamente alla Bocconi. Eh sì, che ci ha pensato al suo futuro, eh. Certo. Ma e Guido invece? Non è venuto, disse che aveva da fare. Secondo me sta pensando ancora alla conversazione di oggi, ci è rimasto troppo scosso. Certo è un coglione. Oh, dai, poverino. Oh ragazzi, cioè è vero, a quest'età non ci si può far prendere a queste preoccupazioni, eh. Vero Michè? In effetti c'è ragione. Allora, voi ragazzi, il prossimo anno? Boh, guarda. Io invece? Cioè, ragazzi, io ho degli agganci alla Luis. Il mio ingresso sarà soltanto una formalità. Che bombe, ragazzi. Mamma mia. Bella pettina. Ma anche io alla fine non mi faccio problemi. Cioè, un lavoro non lo trovo, poi. Guido invece. Madonna, ragazzi. È rimasto a casa, cioè è rimasto tutto in questa storia di non c'è futuro per i giovani, così, ma io voglio veramente. E che vuole fare? Vuole andare fuori? No, ora le ho preso, vuole andare via. Alternativo, eh? È un coglione. Pronto Michele? Sì, guarda, non ce la faccio a venire. Ma dove sei finito? Sono a Roma. Sei andato a una manifestazione? Sì. E questo rigurgito rivoluzionario da dove ti salterebbe fuori? Pensavo che anche tu fossi uno dei nostri. Dei nostri? Ma che cosa stai dicendo, Will?
Ma non capisci? Questo paese sta fallendo. Dobbiamo andarcene. Scusate ragazzi, Piazza Navona? Guarda, un fondo a sinistra. Ah, ok, grazie. Scusa, ma te non eri alla manifestazione prima? Piazza del Popolo? Sì? Sì, sì, esatto. Non è schifo, hai visto? Sì, infatti secondo me dovremmo andare via, tutti. Ma che andarsene? No, bisogna protestare, ma non in questo modo. Bisognerebbe attirare le bombe, vedi? Ha ragione lui, non ha più senso così. Facendo a San Giovanni hanno già spaccato tutto. Come? Sì. Sì, venite, andiamo, dai, vieni, dai, vieni con noi, andiamo! Allora amore, possiamo iniziare con una storia dove c'ho più problemi? Spero che Guido non si sia cacciato in qualche guaio. La cosa importante di Giuseppe Giolitti è che praticamente attuò un'inversione conservatrice della sua politica pur di rimanere al potere. E questo faceva parte del clientelismo, una caratteristica che la politica italiana non è riuscita a scrollarsi indosso. No. Cosa c'è che non va? No, vabbè, niente, lascia. No, continua, quindi... continua avanti. No, ma è una cazzata, non importa. Vabbè. Perché non c'è lì? No, dimmi. È Giovanni. Giovanni Giolitti, non Giuseppe. Ah, giusto. Te ti ricordi tutto. Beh, ci sono abituato. Sì? Io amore, dai. Capita a tutti. Ma tu ti ricordi le sciocchezze, non ti ricordi le cose importanti? Che vuoi dire? Come vuoi dire? Ti sei dimenticato il nostro anniversario? Oddio, scusami, hai ragione, io sono un casino. Ma scusami un corno, stai sempre a pensare a Guido, Guido di qua, Guido di no, là. No, e io? Davvero amore, dai, ho sbagliato. No, vattene! No, ma come vattene? No, vattene! No, ma non fai così, no, dai, non fai così. No, vai, non sto scherzando, vai. Vai! Thank you.
Oh, accoglienza? Uno manca per 3 giorni? Oh, che c'è? Ora ti si spiega. C'è qualcuno su? Su tutti. Cioè, non tutti. Ma che vuol dire? Mari, fra, c'è Guido. Ciao. Ma... ragazzi, questo mortorio? Lorenzo, ma... qui? Niente, è scomparso Michele. Scomparso? Niente, non lo trovano. Mi ha chiamato anche la polizia e i suoi genitori. È da ieri sera. Dai, fra. Su. Dai, si risolve tutto. Vedi qualcosa che... Forza, su. Ho capito. Tocca pezzaccio a me, via. Quanto vai? Ma ci sta, oh. Zitto. Qui, sai, non c'è niente di meglio che il mare d'inverno. Ti dà quel senso di libertà, di pace con il mondo, che beh, non trovi da nessun'altra parte. Guido, tu sei felice? Beh, felice. Ho i miei amici, ho la salute. E beh, sì, credo di essere felice. Non chiedo nient'altro dalla mia vita. Beh, mi dici cosa hai? Che ti è preso? Perché sono preoccupato, Guido, della mia vita, del mio futuro. Dopo che cosa? Che succederà dopo? Che ne sarà delle nostre passeggiate sulla spiaggia? Delle partite di pallone? Dove saremo tra 5 anni? In Italia? All'estero? All'università? Magari a vendere giornali all'edicola all'angolo della strada? Cosa vuoi, Michele? Il successo? Un futuro assicurato? Io sono dell'idea che in questa merda di società in cui ci troviamo a sguazzare non ci sia nulla di certo. Un giorno magari sei al top e
il giorno dopo sei a tagliare le siepi nel quartiere. Credo che da quel giorno sulla spiaggia siamo stati tutti tormentati dal pensiero del futuro. Ma c'è una cosa che ho capito mentre ero a Roma. Mentre camminavo per le vie affollate, nelle metro, nei pullman, nel treno, ho riflettuto molto. Volevo fuggire dall'Italia. Avevo iniziato a sognare un futuro migliore all'estero, dove avrei smesso di essere schiavo di questo sistema malato, dove non conta il merito. Ma poi ho capito che c'è un'altra via, perché noi, Michele, abbiamo sempre una scelta. Fuggire è anche una fuga dalle responsabilità. Le responsabilità di cittadino, di questa nazione, ma anche di questo mondo, che un'economia improntata solo su un affarismo sfrenato sta distruggendo. E non rimango perché, come dice qualcuno, sono un bamboccione o voglio stare accanto a mamma, ma semplicemente per poter credere in un futuro migliore, in un mondo migliore, costruito da noi. Quindi Michele, rimaniamo. Rimaniamo e lottiamo insieme. Che ne dici? Ehi, guarda, sembra che non saremo nemmeno soli. Un beau soir d'été, tu roulais ta 104 déglinguée sous le ciel étoilé. La ligne blanche tanguait et valsait sous les phares. C'était beau à en pleurer, mais tu t'étais tellement beurré que t'as fini dans le fossé. De ta vie tu n'avais jamais bu d'eau, tu trouvais ça dégueulasse, mais au fond de l'étier c'est à grand goulet que tu buvais la tasse, en te disant que t'avais raison, non ce n'est vraiment pas bon. C'est au bar de l'espoir qu'avec l'ami Bernard.